Ciao a tutti, sono Elisabeth Necro ed era da un sacco che volevo fare questo video perché penso sia divertente. Allora, volevo dirmi le mie 10 Angot Confession, che sarebbero praticamente le mie confessioni non gotiche, cioè le cose che non fanno di me una goth stereotipata, diciamo. E sì, sono delle cose che ovviamente è un video ironico, non è da prendere sul serio, e però possono sembrare, cioè, buffe, messe in relazione con una persona gotica, diciamo. Allora, partiamo con la confessione numero uno. Allora, io non sono amante dei classici dei Joy Division. Cioè, quando vado alle serate mi scoccia che mettano sempre i soliti tre pezzi, quindi tipo Love Will Tear Us Apart, Disorder e Digital, perché mettono sempre quei tre pezzi e mi sono stufata di sentirli, cioè al punto che ormai non li posso più sentire. Cioè, non dico che non mi piacciono i Joy Division, però ci sono pezzi migliori. Cioè, che non vengono mai suonati alle serate, e comunque ci sono band che mi piacciono molto di più di loro, che sono molto più goth, diciamo, sono molto più oscure secondo me, anche se, vabbè, i testi non sono tutt'altro che allegri, però diciamo che preferisco altro, e comunque i miei pezzi preferiti dei Joy Division sono altri, cioè mi piace per esempio The Kill, se no Ice Age o altre cose più inedite, cioè che vengono suonate praticamente mai nei locali. Quando mettono i soliti tre pezzi, non ho neanche voglia di ballarli. Confessione numero due: il mio colore preferito non è che sia proprio il nero, cioè lo adopero costantemente, però se dovessi dire un colore che mi piace, io sceglierei più che altro il viola o il blu, o meglio ancora il viola blu, il colore indaco, quei colori lì, perché mi trasmettono proprio pace, sono belli, hanno anche un significato più spirituale, poi, cioè, ricordano il sesto chakra, così, sono, non lo so, preferisco quel colore lì. Ovviamente sono dei colori che stanno benissimo accostati con il nero, non mi sento di indossarli perché comunque non vedo su di me i colori, però mi piace tingermi i capelli di quei colori lì, per esempio. E infatti per tanto tempo ho avuto i capelli viola o blu, infatti io pensavo quando mi stuferò del verde mi farò viola o di nuovo blu scuro, credo. Confessione numero 3: non sono amante delle New Rock, anche se ne ho avuto un paio. Però col tempo hanno iniziato a stufarmi. Penso che siano delle scarpe più, le associo più ai metallari o all'industrial. Molti goth le indossano, ma secondo me sono delle scarpe che intanto devi averci un certo tipo di gambe, secondo me. Io su di me non mi ce le vedo, perché se sei o troppo in carne o troppo magro ti stanno male. E ora come ora proprio non. Bah, sono troppo pesanti, secondo. Ti fanno la gamba troppo sgraziata. Mi piacciono di più le Goth Pikes o gli anfibi classici, Ranger, o le Demonia. Sì, non sono proprio amante delle New Rock. Ora come ora. Poi se certe persone stanno bene, ma adesso se dovessi scegliere non spenderei 300 euro per un paio di scarpe del genere. Confessione numero 4: non sono una fan sfegatata di Rocky Horror Picture Show perché è un musical e io non vado matta per i musical. Cioè, è un conto se magari in un film ci sono degli spezzettoni in cui cantano, come per esempio quelli della Disney, però nei film dove cantano costantemente, ragazzi, non ce la faccio. Infatti, non l'avrò visto solo una volta nella mia vita e basta. Non. Magari sì, orecchiabile la canzoncina, però sì, non sono una fan sfegatata.
Confessione numero 5, sono un amante della Disney, sono fissata con i cartoni della Disney, uno dei miei cartoni preferiti è Biancaneve, poi mi piace tantissimo Pinocchio, mi piace un sacco la Pixar, cioè, conosco i cartoni a memoria, adoro i personaggi, i cattivi soprattutto, sono bellissimi. Cioè, li guarderei centinaia di volte, sono troppo belli, mi ricordano poi la mia infanzia e continuo a guardarli come una bambina di 7 anni. Confessione numero 6, sono una collezionista di peluche. E sul letto ne ho anche parecchi, poi ce ne ho sulla mensola, ce ne sono altri che non li ho tirati fuori perché in questa casa non ci stanno, ma sono piena di peluche. Ne ho anche uno a grandezza. Quasi. Allora, in questo momento è sotto il letto, ce l'ho messo perché è un letto a cassettone, perché non ci stava. Magari lo potrei anche tirare fuori. Si chiama Willy, è un pupazzo di un panda che quando ero piccola era più grosso di me. E è passato praticamente da mia madre a me. Praticamente è grosso, penso che sia grande 1 metro, non mi ricordo. Comunque, quando ero proprio neonata mi copriva completamente, poi è diventato grosso quanto me, poi dopo sono cresciuta e lui è diventato piccolo e ci sono affezionatissima e non lo so, magari potrei anche ritirarlo fuori. E comunque è un cimelio di famiglia, non si tocca il mio Willy. Poi sul letto, vabbè, ho questo che me l'ha regalato il mio ragazzo, poi mi ha regalato anche questo che è un chihuahua, io adoro i chihuahua. Poi ho un sacco di roba dei Minions, cioè sono piena. Ne ho tipo tre o quattro, non mi ricordo, questo è Bob. Poi c'è questo che dovrebbe essere Kevin. Poi ho un altro Kevin. Che questo non so perché l'abbiamo trovato appeso alla maniglia della porta del mio ragazzo. Pensavano che fosse nostro perché siamo fissati tutti e due con i Minions. Invece non so dove l'hanno trovato. Boh, è stato un regalo dall'universo, credo. Quindi è un pupazzo fortunato. E poi sì, ho altri pupazzi a forma di sushi, di cagnolini, gattini, coniglietti, sono veramente piena. Confessione numero 7, mi piace il mare. Solitamente i goth odiano il sole, l'abbronzatura, quello cioè non piace neanche a me, però quando il clima è ancora diciamo sulla ventina di gradi, così, quindi verso maggio, giugno, a me piace andare a fare il bagno, mi piace nuotare. E mi piace un sacco il paesaggio marittimo anche in inverno, mi piace andare alle Cinque Terre d'inverno perché sono ligure. Adoro le località di mare, mi piace andare a fare il bagno. Adesso poi mi piacerebbe anche imparare a fare snorkeling. Sì, mi piace tantissimo anche quando prendo il treno, mi piace guardare il mare dal finestrino. E fare il bagnetto. Poi non mi piace stare tanto sotto il sole perché poi sudo, mi annoio, però sono una che se può al mare ci va. E in questo momento, vabbè, ho dei problemi di salute e non posso andarci, però non appena potrò, la prima cosa che faccio è buttarmi in acqua. Confessione numero 8, mi piacciono i calzini con i disegnini, allora non li prendo colorati perché non, a meno che non li trovo come piacciono a me, però allora mi piacciono per esempio neri con disegnato il sushi o l'avocado, o se no con disegni della Disney o quelle cose lì. E poi ce li ho anche leopardati. C'era stato un periodo che li avevo colorati, però si sono disintegrati. E mi piacciono le cose kawaii e se vado da H&M e ti trovo magari con dei disegni particolari me li prendo anche se non sono neri, cioè comunque se sono neri con qualcosa tanto meglio, altrimenti sì, vado matta per i calzini. Mi dispiace che molte volte li adocchio ma sono per bambini, per esempio
quelli di SpongeBob solitamente o sono per gli uomini grandi o sono per i bambini piccoli e non mi entrano, anche sul piede piccolo, però magari il 33 è troppo piccolo anche per me. Confessione numero 9, come ho già detto prima, sono un amante dei Minions. E ovviamente sono andata a vedere il film quando è uscita al cinema qualche giorno fa. Erano tutti bambini, gli unici adulti erano i genitori e c'eravamo io e un amico che eravamo gli unici adulti in mezzo che erano andati lì per vedere il film. E sì, sono piena di cose dei Minions. Il mio ragazzo, tra l'altro, ha lo zainetto. Quella che non c'entra nulla col gatto, però sono troppo belli, mi fanno morire da ridere. Confessione numero 10, questa è quella per cui verrò sfottuta di più. Mi piace la musica dance anni 90-2000 e mi piace il pop anni 90 e poi sono amante di Britney Spears, delle Spice Girls, dei Backstreet Boys. Mi piacciono gli FL65, Hitmania Dance 99, se mi mettono quelle canzoni inizio a ballare, cioè proprio parto, perché secondo me la musica è proprio divertente da ballare, cioè proprio perdo la mia dignità. E ovviamente mi piace anche la Macarena, Serehe e tutte quelle hit estive che sono uscite in quegli anni lì. E detto questo, spero che il video sia stato divertente e non va preso troppo sul serio, perché comunque, anche essendo goto, ognuno è libero di fare quello che vuole e può avere i suoi scheletri nell'armadio. E niente, con questo spero che vi siate divertiti. Alla prossima.